Sì, lo penso anch'io. Io mi metto a disposizione della squadra, del mister, faccio quello che mi è del mister. Corro molto, sì, è vero, e gioco molto per la squadra, ma sono poco incisivo in fase offensiva e sto migliorando, mi sto allenando grazie ai compagni, grazie al mister, e sto cercando di migliorarmi sotto questo punto di vista. Sì, anch'io penso così, penso che sull'1-0 per noi dovevamo essere un po' più intelligenti, come si suol dire, un po' più furbi, tenere un po' più la palla in avanti, da me in primis, cercare di prendere qualche fallo e spezzare il gioco, così non concedendo l'azione, la ripartenza che ha avuto il Francavilla, una delle poche secondo me. Quindi io penso che in questa partita noi abbiamo perso 2 punti, era una partita che dovevamo portare a casa con 3 punti e ce lo meritavamo. Andata così, adesso testa a mercoledì contro la Vibonese, un'altra lotta e dobbiamo portare a casa i 3 punti. Il momento personale è un po' delicato. Io, come tutti sanno, l'attaccante quando non fa gol è tosto. Però, come ho detto pure prima, sto cercando di migliorarmi giorno dopo giorno negli allenamenti, grazie, come ho detto, con la squadra e il mister. Sì, poi io penso che quando verrà il primo gol, dopo sarà tutto un po' più facile, secondo me. Io lo spero. Io mi metto a disposizione della squadra, dove il mister mi chiede di giocare e io gioco. Sinceramente non avevo mai fatto la mezzala, però siccome il mister credo che sia un grande intenditore di calcio, lui se mi vede anche mezzala io sono a disposizione e cerco di dare il meglio. Sicuramente ho sempre giocato in attacco e credo che in attacco sia un po' più facile fare gol, però non è sempre così, anche quando ci sono degli inserimenti delle mezzale. Guardiamo oggi per esempio Rocca, ha fatto un gran gol grazie a un inserimento, quindi ovunque gioco do il massimo e cerco sempre di stare un po' più vicino alla porta e fare gol, perché per la squadra, per me e per tutti.